invece... Bravo, il VAR. Con permesso. Allora, Antonio, quando vuoi azzera il consumo e azzera il triple B. Azzerato? Perfetto. Questo, grazie. Mi sta. A posto? Quando vuoi, Antonio. Io posso andare. Buon divertimento. Buon viaggio. Grazie. Buon divertimento. Ciao, grazie. Caro. Grazie, a dopo, a fra un paio d'ore. Sì. La cosa che mi piace di più dell'auto ibrida è il relax di guida, quindi il comfort che è di guida, non avere la frizione, non avere il cambio, quindi la silenziosità anche di marcia, tutto questo in città è imparagonabile, oltre anche ai costi di manutenzione che sono totalmente assenti praticamente, non avendo frizione, non avendo il cambio, non avendo motore di avviamento, quindi sono tutte cose che uno deve mettere a bilancio nel momento in cui sta facendo un acquisto di un'auto ibrida. La macchina ibrida è un'automobile che ha due motori, un motore elettrico e un motore termico, un motore a scoppio tradizionale. Con questo sistema si riescono a minimizzare o completamente annullare le disefficienze del motore termico, nel senso che il motore elettrico interviene ed aiuta il motore termico in tutte le situazioni in cui questo ha una bassa efficienza, nelle partenze per esempio o nella marcia in salita. In tutte le occasioni in cui la vettura lascia in decelerazione, il motore a scoppio viene disattivato e il motore elettrico diventa un generatore che accumula energia per la successiva ripartenza. Con la sinergia fra questi due motori in pratica si riesce ad ottenere dei risultati di consumo decisamente bassi. Perfetto. Posto? Perfetto. Ok. Buon viaggio. Grazie. Buon divertimento. Ciao. Grazie. Ragazzi, ciao Dani. Diciamo che non rendono divertente la guida sportiva, nel senso che uno decide quanto vuole andare forte e poi c'è un sistema che automaticamente decide quando far entrare il motore a benzina e quando andare in elettrico. Si perde forse un po' di sportività, perlomeno quella apparente, perché non ci sono quelle spinte che il cambio dà, però c'è un'accelerazione progressiva che non ha nulla da invidiare ad vetture tradizionali. Nei miei percorsi cittadini normali c'è un sensibile risparmio di carburante, visto che quasi tutta è cittadino, e per quanto riguarda i percorsi autostradali eccetera, basta non esagerare troppo sopra i 130 all'ora, si viaggia comunque bene come un buon diesel. In città poi, o dove ci sono condizioni di traffico intenso, è veramente piacevole. In pratica non si consuma benzina perché la macchina col motore termico sta spenta, e quindi quei pochi metri alla volta che si fanno col motore elettrico. Funziona tutto, funziona il condizionatore perché è tutto elettrico, però non si consuma una goccia di benzina, e questo non è poco.